Sono stati riempiti decine di sacchi con i rifiuti rigorosamente differenziati per tipologia, tra plastica, vetro, metalli e carta. Ma sono stati raccolti anche molti vecchi elettrodomestici come frigoriferi, scaldabagni, che sono stati tirati fuori dalla vegetazione con non poca fatica da parte dei volontari, che hanno trovato nel bosco di Erice anche materassi, mobili, copertoni, elettrodomestici, registratori di cassa, lampade e anche un radiatore di un'automobile. Davvero, di tutto e di più. Quello che abbiamo raccolto è ben visibile. Abbiamo trovato materassi, reti, pedane, sdraio, copertoni. Un copertone di camion, di tutto. È un bosco bellissimo, ma c'è molta incuria, diciamo, nel mantenerlo pulito. E ho notato anche la mancanza di cestini per mettere, diciamo, piccoli rifiuti, diciamo, per i turisti o quant'altro. La giornata ecologica è stata organizzata dal CAI di Erice ed è partita da Porta Carmine dopo i saluti del referente Vincenzo Fazio. E oggi devo dire che la giornata ecologica coordinata dal Club Alpino Italiano di Erice è stato un vero successo, intanto perché hanno partecipato quasi 100 volontari che fanno capo a diverse associazioni culturali e ambientali che sono stati coordinati dal CAI, e anche tante persone che spontaneamente hanno aderito a questa manifestazione, che sicuramente, come dire, ha da un lato evidenziato il forte degrado in cui versa il bosco antico di Erice e le mura elimopuniche, che sono un bene culturale di quasi 3.000 anni di storia. Dall'altro invece questa manifestazione ha messo in evidenza che a Trapani ed Erice ci sono tante persone che amano l'ambiente, che hanno a cuore la montagna di Erice e sono anche capaci di, come dire, affrontare queste emergenze in affiancamento all'amministrazione comunale per cercare di risolverle. All'iniziativa, patrocinata dal Comune di Erice, che ha fornito sacchi, guanti e altro materiale per la raccolta, hanno aderito diverse associazioni, a partire dal gruppo archeologico Erichinon, Zaino e Spalla, Oasi Zen, l'associazione micologica Pocorroba, lo Speleo Team Trapani, gli scout TP24 e tanti cittadini che hanno aderito alla mobilitazione lanciata dal CAI di Erice. Abbiamo collaborato con il CAI nell'organizzare questa grande pulizia dei boschi intorno alla città di Erice. E abbiamo trovato un po' di tutto, abbiamo trovato copertoni, materassi, e tubi di Eternit, tubi di plastica, tubi di ferro, e canneti, e insomma un radiatore, abbiamo trovato una mascherina di macchina di una Citroen, insomma la sporcizia è enorme. Dopo aver riempito decine e decine di sacchi di rifiuti, la giornata ecologica è continuata con una passeggiata lungo il sentiero di Porta Castellammare per risalire dai Runzi e rientrare quindi ad Erice dai Difali, sempre armati di sacchi e guanti, raccogliendo la spazzatura incontrata strada facendo. Rimango sempre più colpito da tutto questo. Mi aspettavo di raccogliere qualche lattina, qualche bottiglia di vetro. Mi sono ritrovato con materassi, tavoli abbandonati completamente in stati terribili.